La Campania, credo che in questi 20 anni e oltre, ha acquisito nel segmento dei velivoli regionali, credo, una leadership riconosciuta a livello europeo. C'è il problema del nuovo Turboelica, è un problema che riguarda la sua azienda, perché ho visto nei suoi capannoni le attività che fate per il velivolo italo-francese, ma è un problema che riguarda il futuro di tutta l'industria campana, che su questo velivolo e su questo progetto si è sviluppata negli ultimi anni e sul quale sono cresciute generazioni di professionisti, di lavoratori e aziende come la sua. Però intanto aspettiamo ancora che questo dossier vada in porto. Sì, ha perfettamente ragione. Per noi il futuro del regionale è molto incerto, se ne sta parlando troppo tempo e ci sono troppi ostacoli. Io vorrei fare una proposta che è provocatoria in questo momento. Noi siamo disponibili insieme alle Marche a finanziare direttamente il progetto. Perché non trovare una cordata di imprenditori attivi nel settore dell'aerospazio per far sì che Alenia Marchi progetti, pensi, costruisca, produca un velivolo da solo, con la sua supply chain? Noi siamo convinti di avere le competenze insieme con gli altri e l'esperienza per poter fare una cosa del genere. Sembra invece che cerchiamo sempre di avere delle unioni di più aziende, spesso anche eterogenee dal punto di vista dei governi, che sta facendo perdere tempo, ma non c'è più il tempo da perdere. Questo velivolo doveva già uscire 2 anni fa, siamo in forte ritardo. Propongo, non so a chi dobbiamo in effetti in qualche modo riferirci, ma propongo, mettiamoci insieme, abbiamo tante aziende che lavorano in Italia, mettiamoci insieme, magari anche con l'aiuto, non dico governativo perché oggi è impossibile, ma con l'aiuto del mercato, della CEE. Perché non pensare noi in prima persona, insieme con Alenia Marchi, alla costruzione del velivolo? La Campania è forte sul settore aerospazio, ma non soltanto lei, c'è la Puglia, c'è la Lombardia, abbiamo un'esperienza, un know-how che tanti paesi ci invidiano. Perché aspettare i francesi piuttosto che i brasiliani o piuttosto che qualche altra cordata per darci la possibilità di fare questo velivolo? Mi consentirà di chiudere questa intervista dicendo che praticamente lo spirito giusto forse per il paese sarebbe quello di avere l'imprenditore con la sua, col suo entusiasmo e soprattutto con la volontà di continuare il suo lavoro sempre con la fiducia e la volontà di successo per lei e per i suoi dipendenti e per il nostro territorio. La ringrazio.